Contro l'ipocrisia, sempre. Quali sono i tabù che vuole distruggere? Le prevenzioni sul sesso, lo sfuggire alle realtà più crude, la mancanza di sincerità nei rapporti sociali? Ma questo l'ho detto fino a 10 anni fa, adesso non dico più queste cose perché non ci credo, come ripeto, non, la parola speranza è cancellata completamente dal mio vocabolario, quindi continuo a lottare per verità parziali, momento per momento, ora per ora, mese per mese, ma non mi pongo programmi a lunga scadenza perché non ci credo più. Lei non ha speranze? No. Vive giorno per giorno? Vivo giorno per giorno, sì. Non ho più quelle speranze che sono alibi, ecco. Questa società che lei non ama, in fondo le ha dato tutto, le ha dato il successo, una notorietà internazionale. Il successo non è niente, che cos'è? Che cos'è per lei il successo? Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Lei si sente una vittima? Per esempio il fatto di aver trovato i miei amici qui, alla televisione, non è bello. Per fortuna noi siamo riusciti ad andare al di là dei microfoni e del video e a ricostituire qualcosa di reale, di sincero. Ma come posizione, la posizione è brutta e falsa. Perché cosa ci trova di così di anormale? Perché la televisione è un medium di massa. E il medium di massa non può che mercificarci e alienarci. Ma oltre ai formaggini e al resto, come lei ha scritto una volta, questo mezzo che porta, soprattutto ai formaggini in casa, porta adesso le sue parole. Noi stiamo discutendo tutti con una grande libertà, senza alcuna inibizione, o no? No, non è vero. Sì, è vero, lei non può dire tutto quello che vuole. No, non posso dire tutto quello che vuole. Lo dica. No, non lo potrei perché sarei accusato di vilipendi, qualcuno di tanti vilipendi è del codice fascista italiano, quindi in realtà non posso dire tutto. E poi, a parte questo, so oggettivamente, di fronte all'ingenuità o la sprovvedutezza di certi ascoltatori, io stesso non vorrei dire certe cose. Quindi mi autocensuro, ma a parte questo, non è tanto questo, è proprio il medium di massa in sé. Nel momento in cui qualcuno ci ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. Beh, io penso che sia anche in certi casi un rapporto alla pari. Che lo spettatore che è davanti al teleschermo riviva attraverso le vostre vicende anche qualcosa di suo, non è in uno stato di inferiorità, perché non può essere alla pari? Sì, teoricamente sì, questo può essere giusto, alcuni spettatori che culturalmente per privilegio sociale ci sono pari prendono le nostre parole se le. Ma in genere proprio il video, le parole che cadono dal video cadono sempre dall'alto, anche le più democratiche, anche le più vere, anche le più sincere. No, però vorrei chiarire una cosa che è importante. Cioè, io non parlavo di noi in questo momento alla televisione, parlavo della televisione in sé, come medium di massa, come mezzo della circolazione di massa. Quindi ammettiamo che invece di essere noi qui ci sia anche una persona assolutamente umile, un analfabeta, eccetera, interrogato da un intervistatore. L'insieme della cosa, vista dal video, acquista sempre un'aria autoritaria, fatalmente. Perché viene sempre data come da una cattedra, il parlare del video, il parlare sempre ex cattedra, anche quando questo è mascherato da democraticità, da eccetera, eccetera. Chi sono le persone che ama di più? Ma le persone che amo di più, lei mi chiede i nomi, oppure in genere il tipo di persone? Dica il tipo, poi se vuole dica anche dei nomi. Il tipo di persone che amo di gran lunga di più sono le persone che possibilmente non abbiano fatto neanche la quarta elementare. Cioè le persone assolutamente semplici, ma non ci metta della retorica in questa mia affermazione, non lo dico per retorica, lo dico perché la cultura piccolo borghese, almeno nella mia nazione, ma forse anche in Francia e in Spagna, è qualcosa che porta sempre a delle corruzioni e delle impurezze. Mentre un analfabeta, uno che abbia fatto i primari dell'elementare, ha sempre una certa grazia che poi va perduta attraverso la cultura. Poi si ritrova un altissimo grado di cultura. Ma la cultura media è sempre corruttrice, perché si ha meno futuro e quindi meno speranze, e questo dà un grande sollievo. Carmè, Carmè, tu sola non mi basta, me ce ne vanno tre. Carmè, Carmè, io son di buona pasta, va contenta tutte e tre. Carmè, Carmè, io non lo faccio apposta e tu che starà a sapere. Carmè, Carmè!
Lei non beve, non fuma, mangia poco, potrebbe fare delle corse da maratoneta. Che hobby ha fuori dal suo lavoro? Il gioco del pallone, che mi è rimasto fin da allora. Ecco, quando per lei prima ha parlato di divertimenti, sì, tendevo disperatamente a parlare del pallone. Sì, lei ha detto anzi che il gioco del football è l'ultima rappresentazione sacra, no? In un certo senso, sì, beh, insomma. Del nostro tempo. Adesso, se adesso affermiamo la televisione questa, ecco, vede cosa è la televisione. Se noi diciamo questa la televisione, diventa immediatamente un'affermazione apodittica, capito? Invece sì, l'ho detto così, un po' metaforicamente. L'ho preso, insomma, con prudenza questa mia affermazione. Sa perché l'ho detto? Perché mentre, per esempio, la televisione è un mezzo meccanico di diffusione, io in questo momento sono un'immagine in uno schermo, mentre il pallone è una rappresentazione dove coloro che danno la rappresentazione, i suoi giocatori, sono in carne ed ossa di fronte ad altri spettatori in carne ed ossa. Quindi un rapporto da singolo a singolo, fisico anche, reale, materiale, come era il teatro nei suoi grandi momenti, come adesso purtroppo non riesce a essere più. Io ho odiato per tutta la mia vita il teatro, perché sono vissuto in Italia, e il teatro italiano non è bello, per tante ragioni che forse sarebbe lungo elencare qui. Quindi non ho mai amato il teatro, anzi, il mio non amore per il teatro è diventato una specie di odio per il teatro. Se non che 2 anni fa ho avuto una malattia, un'ulcera, che mi ha costretto a letto 1 mese. Alla fine di questo mese è cominciata la convalescenza, e i primi 3 giorni in cui ho potuto prendere la penna in mano e scrivere qualcosa, non so nemmeno dirle perché, ho scritto una specie di tragedia o di dialogo tragico in 3-4 episodi. Forse perché a letto, mentre ero malato, ho riletto tutti i tragici greci. Molto probabilmente per questo, infatti, lo schema del mio teatro è preso dallo schema greco. E da allora, come una specie di raptus, che non mi è mai capitato in vita mia, ho scritto addirittura 6 opere teatrali in versi. In 1 mese? No, non 1 mese, in 1 mese ho buttato giù le prime stesure dei primi, ma da allora, cioè da 2 anni fa a oggi, a varie riprese, ho detto, ecco, Orgia, che era la prima che ho scritto, Pilade, Affabulazione, Calderon, Bestia da stile, eccetera, e poi altri, un'altra decina di progetti. Intenderei rappresentare questi drammi facendone il regista io stesso, cosa che non è molto particolare come idea, è già successo 3 volte che i registi hanno fatto la regia dei propri drammi. Ma quello che mi sembra interessante, che qui posso anticipare solo in minima parte, è che vorrei proprio fondare, organizzare, costruire, inventare una specie di centro di studi teatrali, chiamiamolo così, ancora non un nome, in cui la recitazione, la messa in scena, il modo di concepire lo spettacolo sia assolutamente, almeno così credo, nuovo. Cioè, tanto per esprimermi così molto elementarmente, lei sa che ci sono in questo momento 2 tipi di teatro. Uno, quello tipicamente borghese, che Moravia chiama splendidamente il teatro della chiacchiera, da Chekhov a Beckett a Ionesco. Cioè, un teatro dove invece che dire ti ammazzo si dice buongiorno, ecco. E dall'altra parte invece c'è un teatro il cui maggiore esemplare, mettiamo, il Living Theater. C'è un teatro tutto di gesti, tutto di presenza fisica, di corpo, di violenza. C'è il teatro della crudeltà, insomma. Ora, tutti e due questi teatri hanno come destinataria la borghesia. Il primo le serve come specchio, dove la borghesia vede le proprie cerimonie, vede se stessa rappresentata, così come crede di essere. Il secondo invece la scandalizza, la fa saltare sulle seggiole, le fa venire voglia di strappare le seggiole e sfogarsi contro qualcuno. Ma praticamente uno positivamente e l'altro negativamente non possono prescindere dall'idea che il destinatario di questa rappresentazione, di questo teatro, sia la borghesia, sia il grosso pubblico borghese. Ora invece vorrei inventare un'altra specie di pubblico. Vorrei scavalcare, cioè, questo pubblico borghese che finora ha impedito al teatro italiano di nascere. Cioè, mentre praticamente nei tempi antichissimi il teatro era un teatro che era praticamente un rito religioso, e certo teatro moderno lo rievoca, per esempio Living Theater rievoca il teatro primitivo, e piano piano è diventato soltanto un rito sociale, cioè la ricca borghesia va nel teatro con i suoi visoni, con i suoi vestiti da sera, a celebrare un rito in cui si celebra poi se stessa. Ora, né rito religioso né rito sociale, vorrei che fosse un rito culturale.